dedicato alla ristorazione. Mi presento, sono Carlo Breschi, responsabile marketing della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, un'associazione che riunisce e rappresenta il mondo della ristorazione, del bar e dell'intrattenimento. Con molto interesse e partecipazione abbiamo deciso di stare qua in questa fiera evento, perché è un momento importante di qualificazione e promozione del territorio, è un incontro fra realtà del territorio e illustri personaggi del mondo della ristorazione, è un modo per rappresentare uno stile di vita. In un momento così grave e critico per il paese c'è un mondo che esprime valori, che esprime qualità, che esprime professionalità. Il mondo della ristorazione deve essere anche un modello, un incentivo per la ripresa di tutto il nostro paese, e la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, accompagna questo mondo e vuole essere accanto nei momenti più importanti. Grazie Fiera di Pordenone, e la parola all'amico Baldi del ristorante moderno di Pordenone. Grazie, salutiamolo con un applauso. Signori, buongiorno e benvenuti a questa nostra manifestazione. Allora, quest'oggi noi presentiamo un vecchio piatto che è il bistun, sono dei biscottini che una volta ci è arrivata questa ricetta tramite un'iniziativa organizzata dal Messaggero Veneto, non so se ricordate, 2 o 3 anni fa, il titolo era "Inviate le ricette dei vostri vecchi di casa vostra", e tra le oltre 900 ricette che ci sono pervenute e che abbiamo selezionato, questa è una di quelle che sono arrivate proprio nella finale di questa manifestazione. È una ricetta che ci arriva da un appassionato di Spilimbergo ed era una ricetta che veniva usata una volta per i banchetti di nozze. E al mattino, quando arrivavano gli ospiti, tra le varie cose, quando i banchetti duravano 3 giorni, al mattino, tra le varie cose, si usava a servire anche questo dolce. Allora, a differenza di come abbiamo fatto noi, questo dolce veniva servito come una specie di gnocco lesso. Noi l'abbiamo un po' rivisitato, l'abbiamo un po' attualizzato, però sempre usando gli stessi ingredienti, e lo abbiamo portato qui. Allora, permettete che presenti un po' i nostri chef. Allora, questo è Hermes Barontoaldo, è con noi, è stato il moderno capo chef per una vita. Viene, prima di arrivare al moderno, aveva lavorato per molti anni al Noncello. Qualcuno di voi si ricorda questo nome, che era un ristorante club, un ristorante molto importante di Pordenone, e prima viene da un'esperienza internazionale, ha lavorato in grandi case italiane all'estero. Adesso, come si vede, è diventato vecchio e l'abbiamo mandato in pensione. È stato sostituito da Mirko Portello, giovanotto, che è con noi da oltre 10 anni, fatta la scuola alberghiera Loyal, è venuto a fare i comin di cucina da noi, poi ha fatto gli obblighi militari che allora ancora si usavano, è ritornato da noi ed è praticamente, prima aveva fatto qualche piccola esperienza, ma è un giovanotto che lavora per noi ormai da lungo periodo, e adesso è diventato capo chef al ristorante moderno. Il ristorante moderno, mi soffermo solo poco perché immagino sia conosciuto da molti, è un ristorante storico, anche se si chiama moderno, ma tra una decina d'anni, tra 15 anni, arriva ad avere 100 anni,
per Pordenone. Ha avuto alterne gestioni, ha cambiato naturalmente nella sua lunga vita, lui sta durando più di noi, ha cambiato parecchie proprietà, noi lo gestiamo da 15 anni e ci auguriamo di aver, quantomeno abbiamo sempre profuso il nostro impegno assoluto per mantenere alto il nome di questa casa nella tradizione pordenonese. Bene, adesso passo la parola a Hermes che mi illustra e comincia a lavorare sulla preparazione di questo piatto. Volevo ricordare due cose. Domani mattina abbiamo nell'arena Ares, abbiamo una lezione proprio per, di tutto un menù della nostra scuola di cucina. Vedo qua abbiamo qualche allievo della nostra scuola che ha già fatto i corsi da noi e dalle 10 fino all'1 si presenterà un antipasto, il primo piatto, dei secondi e un dessert con dei vini che vengono accompagnati volta per volta, piatto per piatto. Ecco, finita questa manifestazione, Hermes e Mirko andranno sullo stand qui con commercio di fronte e se qualcuno ha desiderio di chiedere ulteriori spiegazioni su questo o su altre ricette restano a vostra disposizione. Grazie e buon lavoro. Dunque, la ricetta la trovate su questo libro, però è leggermente diversa da quello che faccio io, perché diciamo questa è al posto del latte c'è brodo, quella cottura nel brodo di Cotechino, quindi brodo di Cotechino, io ho sostituito il brodo con il latte, la cottura in forno anziché nel brodo di Cotechino, quindi parliamo medioevo, parliamo dove il brodo e il Cotechino hanno un valore, oggi invece, quindi è stata leggermente rivisitata. Gli ingredienti fondamentali, che poi se a qualcuno interessa, qui c'è la ricetta con le dosi, poi ci troviamo anche là eventualmente, c'è del pane grattugiato generico, a grano duro, tenero, poi possiamo mettere più o meno pane a seconda di un assorbimento, c'è un po' di farina, uova, zucchero, burro fuso. Il burro fuso viene sciolto e con aggiunta di mentuccia, mentuccia romana, mentuccia per fare, no? O anche un po' di una fiore di timo, perché una volta si usava molto le erbe per aromatizzare, costavano meno perché la vaniglia, le cannelle costavano. Quella volta, diciamo, questo è un dolcetto popolare. E si usava a utilizzare, aromatizzare i dolci con le erbe spontanee che si trovava nelle secche o fresche. Burro fuso, lievito, un po' di cannella, pinoli, semi di girasole, scorzette di arancia o di un altro tipo di agrume, anche il cedro, può essere scorzetta di arancia limone fresca. La vaniglia, poi utilizziamo delle codette per intingere un attimino il pistù per poi infornarlo. Rimane questa caratteristica un po' banale quasi, se vogliamo, perché le codette erano cose infantili, però a quei tempi era un valore, questi colori, queste cose. Ecco, inizio la ricetta, qui ho già messo la quantità di latte che è descritta nella ricetta. L'uovo lo mettiamo nel latte direttamente, perché poi quando mettiamo il pane, già la parte umida dell'uovo, del latte, abbiamo parte liquide, c'è un assorbimento omogeneo. Quindi il latte, l'uova, lo zucchero. Possiamo mettere anche questo lievito, la vaniglia, se l'hai. Hai già messo il tonale? Credo sì. Ecco, sbattiamo un po' il latte con le uova, lo zucchero. Passiamo il pane, a pioggia. Mm.
non so se riuscite a vedere, se vedete, non serve. Ecco, ha già assorbito, abbiamo un pasto forse si sente. Mettiamo un po' di farina. Mettiamo il burro fuso. Non ho messo la lettuccia, ce l'ho nell'orto, ma è ancora piccola così. Quella secca l'ho finita. Mi dà veramente un profumo particolare. Possiamo usare anche un po' di menta piccarita, perché dà, per non esagerare, altrimenti abbiamo la cannella che dà un po' profumo. La scorza di limone e di arancia. Pieno di lievito, giusto per aiutarla a dire. Già il pane di suo mantiene la parte, diciamo, rimasta, il residuo di lievito del pane riutilizzato. Quindi attraverso le uova, il bianco d'uovo che ha un potere un po' crescente, possiamo metterla o anche no. Diventa leggermente più pompati, però la differenza non cambia molto. Perfetto. Quindi un pochino di lievito, lievito duro, la cannella. A me piacciono le cose, quindi esagero un po', però. L'arancia candita, pinoli e semi di girasole. Se mi tira solo li utilizzo perché costano di meno. I pinoli se dai alle stelle, quindi e poi abbiamo una consistenza un po' diversa, il pinolo è più morbido, se mi tira solo è un po' più consistente, quindi mettiamo un po' sulla croccantezza delle... Ecco, con queste dosi abbiamo questa consistenza che sarebbe l'ideale. È meglio lasciarlo riposare, perché il pane continua ad assorbire, quindi abbiamo una consistenza reale. Se ci manca un gozzo di latte o un po' di pane, è meglio. Sai cosa? Forse un goccino di latte? Come pensi? No, no, aspetta, aspetta, dico. Aspetta un attimo. Se li facciamo subito, va bene che così. E questo pane utilizzato è molto fine, quindi assorbe velocemente. Se invece è un po' più grosso, assorbe più tempo che continui per la costanza giusta. Basta, il gioco è fatto. No, no, facciamoli qua. Io ti faccio... Pistone, chi conosce il Friulano, tu sei un senso pistone, no? Quindi è una forma un po' banale, diciamo proprio da pistone, questo che va. Ecco, passiamo nelle codette, così. Sì. Qui delle volte cerco di capire l'origine delle parole, dove se ne sono. Alle volte... Ti dice, ti do la maglia di pistone, e te li mai a te, no? Invece è un dolcetto buono. Allora, se vogliamo, abbiamo i ragazzi qua, la scuola di vera, i ragazzi, il futuro, il nostro futuro, possono passare qui i piatti e vi fanno degustare. Intanto noi lo facciamo e li cuociamo.